È in occasione di San Petronio, patrono di Bologna, che la città celebra la cucina che l'ha resa famosa in tutto il mondo con la Kermesse Sfoglia Bologna. Un intero fine settimana dal 30 settembre al 4 ottobre è dedicato alle specialità della sua tavola, dalla pasta sfoglia alla mortadella, dal pignoletto al tartufo bianco dei colli bolognesi e tanto altro ancora. Il programma, ci sono tantissimi eventi, ci vuole citare perlomeno i più importanti? Ma noi abbiamo una cinquantina di eventi nell'arco di un fine settimana, eventi importanti che sono un punto di riferimento nella promozione dell'enogastronomia, come Mortadella Please. Tra l'altro quest'anno ricorre il 350° anniversario dell'editto di Cardinal Farnese che regolamentava la produzione della mortadella. Poi ci sono i vini del consorzio dei Colli Bolognesi a Corte Isolani, un grande concorso internazionale che faremo alla Sala Borsa dedicata ai sommelier di tutto il mondo. Sempre domenica in Sala Borsa ci sarà lo Sfoglino d'Oro con questo concorso internazionale che vede la partecipazione di sfoglini, di ristoratori che provengono anche qui da tutto il mondo, dal Sud America, dal Sudafrica, da altri paesi. E poi l'altro elemento importante, abbiamo alcuni percorsi alla riscoperta del territorio della nostra provincia, quindi per vigne, per colline, per castelli, per muri dipinti. L'altra cosa significativa che sta dentro al progetto di Wine Food Festival è Tartufesta, che vede 14 comuni fare eventi dedicati al tartufo. Li presenteremo al Cinema Lumière durante il Mercato della Terra organizzato da Slow Food sabato mattina, con un convegno e un evento che vede anche la presenza ad esempio del sindaco di Alba. Quindi...